Ancora nessuna traccia di Giuseppina Bardelli, la donna di 88 anni di cui si sono perse le tracce in forcora mercoledì, dopo che era andata a cercare funghi con il figlio 57enne. Accorato l'appello della famiglia che ha diffuso le generalità della donna e una sua foto. Quando è scomparsa indossava una maglietta bianca, pantaloni blu e scarponcini e portava un cestino di vimini e un bastone da funghi. Indossava inoltre un paio di occhiali da vista. Oggi le ricerche hanno impiegato ancora molte persone, vigili del fuoco, soccorso alpino, carabinieri, protezione civile, i cinofili e gli esperti nell'utilizzo di droni e GPS per una ricerca capillare. Le ricerche continuano, ma è da mercoledì pomeriggio che di giorno e di notte in realtà proseguono al passo della forcora. Le temperature di notte scendono a 12 gradi, elemento in più di preoccupazione per la famiglia della signora Giuseppina e per le tante persone e tanti volontari che la stanno cercando.